cotti per la semola, le semole d'autore di Selezione Casillo nella pasticceria di Luca Montersino. Eccomi qua, ciao Sabrina, ciao a tutti. Allora, in questa puntata vi realizzerò un dolce che profuma di Mediterraneo e faremo un piccolo viaggio in Sicilia. Terra meravigliosa, dalla storia, dalla cultura millenaria, con paesaggi incantevoli, la cui essenza tu hai racchiuso in un dolce che si chiama? Profumi di Sicilia, appunto, con semola. Semola di grano duro della linea, le semole d'autore di Selezione Casillo. Prepariamo questo dolce e scopriamo gli ingredienti. Soffermarmi sull'utilizzo della semola di grano duro, Luca. Nella pasta frolla ho utilizzato la semola con l'accorgimento di utilizzare le uova intere al posto di tuorli come normalmente si fa, perché impastano meglio con la semola di grano duro, ma si può fare anche con i tuorli, con latte, con panna, come una normale frolla. Abbiamo lavorato proprio per ottenere una semola che sia tecnica come se fosse della farina, diciamo. Perfetto. Adesso io sto facendo il ripieno, il frangipane si chiama, sì, che è fatto con del burro montato con lo zucchero. E come tutti i frangipane hanno all'interno poi delle uova intere che andiamo a versare a filo nel burro che sta montando. Logicamente bisogna aspettare che monti, si utilizza una frusta e poi piano piano, siccome le uova contengono acqua e con il burro non vanno d'accordo, piano piano le versiamo a filo. Adesso ti riporto un attimo l'attenzione al dolce, no? Sì. Al ripieno, o meglio, del nostro dolce. Questa è la montata che abbiamo fatto di burro, farina di mandorle, togliamo bene la frusta e lo completiamo inserendo all'interno, guarda, della marmellata di arance, marmellata di mandarini, insomma qualcosa che profuma di Mediterraneo, di agrumi. Infatti entriamo proprio nel vivo della Sicilia, ma tu lo sapevi, Luca, che la Sicilia è la più importante produttrice di agrumi in Italia? Guarda, so qualcosa in più della Sicilia rispetto a quanto si possa pensare, semplicemente perché sono metà siciliano anch'io, metà del mio sangue è siciliano. Metto le gocce di cioccolato e qua il cioccolato si usa anche in Sicilia, però in Piemonte ce l'abbiamo, e l'altra mia metà è l'altra mia metà piemontese, quindi infatti c'è l'unione delle due cose. Il giusto connubio di sapori e anche di radici di Luca Montersino. E adesso li grattiamo ancora, guarda che bel l'arancio con le foglie abbiamo addirittura, quindi sì, proprio freschissimo, appena raccolto, sì. E andiamo a grattare un pochettino di buccia di arancio per profumare ulteriormente il nostro ripieno. Questo qua è il ripieno del dolce che metteremo all'interno della nostra pasta frolla che ho già preparato in precedenza. Adesso vi faccio vedere il risultato, no? Abbiamo rivestito una tortiera con la pasta frolla realizzata con semola, naturalmente. Perfetta, chiaramente. Più o meno quanto tempo ci abbiamo messo per preparare il contenitore? Guarda, la frolla è una frolla normale, quindi il classico lavorazione di burro e zucchero, l'aggiunta delle uova, come dicevo prima, intere, per poi completare con la semola rimacinata, naturalmente. Tra l'altro i nostri amici possono notare come la pasta frolla, con l'utilizzo della semola di grano duro rimacinata, abbia acquistato questo colore ambrato che ricorda proprio il colore dei campi di grano primaverili in Puglia, le nostre distese. Un colore dorato, un colore eccezionale, ma anche un profumo eccezionale. Adesso guarda, non ti dimenticare mai, quando fai una crostata, di bucare molto bene. Infatti, il fondo, perché altrimenti sì, le persone tendono a bucare poco, invece vedi proprio uno attaccato all'altro. Esistono anche degli strumenti appositi, sì, per fare questo lavoro, che si chiamano buca sfoglie, volendo, perché la pasta non deve minimamente crescere dallo stampo, altrimenti poi la buchiamo solo sul fondo e non lateralmente. Solo sul fondo. Okay. Di nuovo marmellata di arance che andiamo a lavorare un pochettino per renderla un pochettino più cremosa, e la mettiamo sul fondo sia per dare un profumo ma anche per fare essere un elemento tecnico, cioè attaccherà il frangipane alla frolla, altrimenti dopo cotta rischiamo che il frangipane si stacchi dalla pasta frolla. Sì. Senti Luca, ma il profumo che ricordi in modo più intenso della tua Sicilia? Il profumo appunto degli agrumi, delle mandorle, del grano duro, ma diciamo che se devo pensare a un dolce siciliano mi viene in mente sicuramente la cassata e i cannoli, che sono due grandi classici. Infatti. E il paese siciliano a cui sei più legato, il posto, la città, il luogo, lo scenario? Come posso risponderti? Marsala, la metà del mio sangue arriva da lì proprio.
Quindi adesso andiamo a farcire il fondo di frolla fatto in precedenza. Si parte sempre dal centro e giriamo tutto intorno, versando l'intero ripieno dentro la pasta frolla. Con meticolosa precisione, la maestria di Luca Montersino. Beh, guarda, nella pasticceria la precisione è molto importante, quindi sì, è la regola numero uno per la riuscita dei dolci. Luca, ma tu quando hai deciso di diventare pasticcere? Io avevo forse 5 anni, 6 anni, da sempre. E di che cosa smanettavi in cucina, in che cosa ti sbizzarrivi? Ma ho sempre fatto di tutto, sia di cucina che di pasticceria, quindi non ho mai fatto differenze. Infatti da grande ho fatto sia il cuoco che il pasticcere. Ora in questi anni mi sto dedicando di più alla pasticceria, ma guarda, livella bene con una spatolina, non serve proprio essere precisissimi stavolta, perché poi il resto ci penserà il forno, perché adesso andiamo a infornare, il calore del forno farà scendere l'impasto, lo livellerà in automatico e lui poi crescerà durante la cottura. Perfetto, allora andiamo ad infornare questo dolce che si chiama Profumi di Sicilia con semola. Appena sfornata la nostra torta profumata di Sicilia. Sfornata e anche Sabrina lasciata raffreddare, perché questo lavoro che sto facendo adesso di metterci la marmellata di arance sopra deve essere fatto quando ormai la torta è fredda, perché si compatta un po', altrimenti è fragilissima. E adesso gli spatoliamo sopra la marmellata di arance, che ci servirà solo come elemento tecnico da colla per attaccare sopra la gelée di mandarino che ho qui, guardala qua. Benissimo, già pronta. Già pronta, adesso due parole veloci di come l'ho fatta. Sì. Ho fatto praticamente cuocere il succo di mandarino con lo zucchero e la pectina fino ad arrivare a 106 gradi centigradi con un termometro da pasticceria, no? Sì. Quando arriva a 106 l'ho colata in un cerchio e l'ho fatta raffreddare. Il cerchio è più piccolo della torta di circa 2 cm, in modo tale che la gelée che adesso vado a mettere nello zucchero e poi ad adagiarla sopra la torta, sì, mi lascia ancora lo spazio sui bordi per mettere le spicchie d'arancio. Ulteriore decorazione, quindi abbiamo proprio intinto la gelée su entrambi i lati nello zucchero. Sì, e abbiamo messo la marmellata sotto per farla attaccare. Benissimo, allora qui c'è un connubio tra arancio e mandarino. Sì. Tra l'altro Luca, tu sai che i 3/4 della produzione italiana dei mandarini proviene proprio dalla Sicilia, la tua terra, e c'è anche un'altra curiosità, che lungo la costa adriatica è molto difficile che crescano agrumi, c'è però un'unica eccezione che è data dalla Puglia, dal Gargano. Hai visto, siamo nel posto giusto allora. Siamo nel posto giusto, noi siamo a Corato, non siamo molto distanti dal tavoliere, e nel Gargano in particolar modo Rodi, Ischitella, Vico sono i luoghi deputati agli agrumi, sono così belli gli scenari che si chiamano i giardini del Gargano, come li avete anche voi in Sicilia. E i giardini in Axos dalla parte di Taormina. Sì. Taormina. Guarda, sto facendo un lavoro di rendere semplicemente il dolce, fino a prima di metterci la gelatina e questi spicchi di arancio, sembrava una classica torta da forno. Non che non andasse già bene, nel senso, uno spolverato di zucchero velo poteva già essere una torta buona da servire, certo, no? Però rendendola, l'abbiamo sublimata. L'abbiamo resa più elegante, forse l'abbiamo fatta passare dalla sua categoria di crostata alla categoria di torta di adesso, torta, in questo momento. Sì, è sì, più sì, una torta che una crostata. Che ha la forma del sole, ha acquisito quasi le sembianze di un sole. Brava, ulteriore sì, decorazione. Ulteriore decorazione di buccettine di arancia messe intorno, in modo tale da dare un aspetto più fresco, perché la buccetta dà un po' di movimento al dolce, no? Guarda che decorare i dolci vivo. Sì, la rende un po' più in movimento. La mettiamo solo sul bordo e non sopra, quindi questo qua che è caduto nel mezzo lo andiamo a togliere e lasciamo pulita la parte centrale. E poi, come potevano mancare in una crostata che si chiama Profumi di Sicilia, i pistacchi, no? Cioè, le mandorle messe dentro. E adesso i pistacchi, che con questa granellina andiamo un pochettino a spolverare intorno sulla parte dell'agrume per dare un tono di verde, un po' di colorazione e di nuovo di tipicità. Titolo della ricetta: Profumi di Sicilia con semola. Delle semole d'autore di selezione Casillo. Temperatura del forno: 170 gradi circa. Tempo di cottura: 25-30 minuti. Ideatore: Luca Montersino. Assaggiatrice: Sabrina Merolla. Siamo pronti ad assaggiare questa specialità e intanto auguriamo a tutti buon appetito. Me la mangio anche fuori video. Cioè. Ciao Sabrina, ciao a tutti. Ciao Luca. Vi farò fare un dolce che profuma di Mediterraneo in questo. Senti. Che è un po' più. Adesso.
motore 4 si sulla prima. No, io devo fare dopo 2. No, 5. No, vabbè, cioè, ragazzi. Senti, senti.